Ciao ragazze, in questo video vi voglio presentare tre oli di corpo e capelli e vi voglio far vedere come si comportano in contatto con l'acqua. Per esempio, olio Swedish Spa può essere usato anche sulla pelle bagnata e in contatto con l'acqua, con la pelle bagnata, diventa color latte. Questo olio può essere utilizzato anche sotto la doccia, così come vedete nel video. E può essere usato anche per i capelli, per idratare i capelli. È molto ricco di vitamina E, mandorle dolci e idrata molto molto bene. Ce l'ha anche olio di zenzero, cocco. Si risciacqua e la pelle rimane morbida. Il secondo olio che vi voglio presentare è Love Potion. Questo in contatto con l'acqua non fa nessuna reazione, ma può essere usato sulla pelle bagnata sia sulla pelle asciutta. Questo è solo per il corpo, non si può usare per i capelli, ma lascia la pelle molto molto luminosa, radiosa e idratata. Ce l'ha un bel profumo di miele. Il terzo olio per il corpo e capelli da Love Nature con olio di avocado. Anche questo in contatto con l'acqua non fa nessuna reazione, solo che lascia la pelle morbida. Ce l'ha un profumo fresco e questo fa parte della linea biodegradabile. Si può usare solo per le punte dei capelli questo olio, da metà capello in giù e per le punte. Ritorno all'olio Swedish Spa per farvi vedere che reazione fa. Mi piace tantissimo e lo uso quasi quando mi faccio la doccia, ogni volta quando lo uso. Mi piace tantissimo e profuma molto molto bene. E quello che mi piace molto non è che ti lascia la pelle grassa o la pelle unta. Lo senti fresca e profumata. Questi sono i tre oli Oriflame che vi raccomando con tutto il cuore. Ciao ciao!